Oh, buongiorno amici di Bet Italia Web, buon martedì 9 luglio, puntata numero 28 del nostro podcast, perso quasi il conto. Buon martedì, buongiorno a tutti. Anche oggi andiamo a parlare, abbiamo tanto di cui parlare, come sempre apriamo la giornata andando a sfogliare le pagine dei quotidiani sportivi con le notizie più importanti di calciomercato. Calcio giocato invece Coppa d'Africa, c'è da fare il punto sulla situazione perché siamo arrivati ai quarti di finale. Oggi si gioca in Champions League, qualificazioni di Champions. Vi daremo una free pick esclusiva per gli utenti del podcast, come abbiamo fatto ieri. Siamo andati in cassa nella notte, avevamo proposto un raddoppino solo per i nostri fedeli ascoltatori del podcast in esclusiva, 1,86 sulla Serie B e Serie C brasiliana che è entrato. Quindi anche oggi attenzione, vi daremo una free pick sulla Champions, poi parleremo ovviamente di tennis e nell'ultimo blocchetto la solita pillola sul Tour de France e parleremo anche un pochino di basket NBA, del mercato che sta stravolgendo tutto, è iniziata anche la Summer League, insomma tante cose da dire. Iniziamo quindi dall'edicola. Neymar PSG, iniziamo dall'estero, guerra totale, i giornali spagnoli scatenati sulla questione Neymar, il giocatore ha rotto clamorosamente col PSG non presentandosi al primo allenamento della squadra alla fine delle vacanze. Il direttore sportivo Leonardo è stato molto chiaro, non abbiamo ancora ricevuto offerte, ma abbiamo avuto contatti molto superficiali, tra cui il Barcellona. I tifosi del Barça sperano nel ritorno di Neymar, ma non è da scartare nemmeno l'ipotesi del, diciamo, tradimento, quindi Real Madrid. Tornando in Italia, Delit Juve si chiude, secondo Tutto Sport il matrimonio tra la Juve e Delit si farà e magari già entro sabato potrebbe essere chiuso l'affare per mettere a disposizione di Sarri il ragazzo in chiusura della prima settimana di lavoro dei bianconeri. Ballano solo si fa per dire 8 milioni tra la domanda di 75 e l'offerta di 67 più bonus. Felice anche il mio gatto, che tra l'altro è bianco-nero, di questa notizia di De Ligt. Icardi sfida Napoli-Juve, ancora sulla Juve, stiamo secondo il Corriere dello Sport, i bianconeri sarebbero ancora forti sull'attaccante nero-azzurro messo sul mercato da Marotta. Attenzione però, la concorrenza del Napoli, secondo il quotidiano sportivo, si sarebbe già mosso con l'entourage del giocatore trovando un'intesa di massima. C'è stata anche l'ammissione di interesse di Carlo Ancelotti e ci sono anche le quote che stanno calando. Icardi al Napoli nelle ultime ore è passata, la quota è passata da 5,50 a 2,50. La Juventus rimane ancora favorita nella corsa al bomber, ormai ex bomber nero-azzurro. I bianconeri si giocano, anche se sono in leggera salita, si giocano a 1,90, si scommettevano 1,65, mentre la possibilità che Icardi resti all'Inter è data a 4. Sempre parlando di Napoli, James Rodriguez, Napoli alle strette finali, blitz del DS del Napoli a Madrid, blitz del direttore Giuntoli a Madrid, colloquio col procuratore Jorge Mendes per sbloccare la trattativa con Real per James Rodriguez. L'accordo col giocatore c'è, ma bisogna allontanare la minaccia dell'Atletico Madrid che offre ai Blancos la somma di 42 milioni. Una notizia anche per il Milan, ufficiale il centrocampista Krunic, il nuovo giocatore del Milan, nuovo acquisto dall'Empoli, del centrocampista bosniaco in orbita rossonera già da settimane, quindi un affare di cui si è parlato spesso che è andato a chiudersi come quello che dovrebbe andarsi a chiudere tra l'Inter e Barella, tra alti e bassi, eccetera. Dovremmo esserci, accordo raggiunto col Cagliari sulla base dei 45 milioni. Inter Barella si va verso la fumata bianca, il club nerazzurro e Cagliari hanno trovato l'accordo, appunto si parla di 45 milioni e si dovrebbe chiudere entro al massimo 2 giorni, si cerca solo l'accomodamento giusto perché l'Inter possa dilazionare questo pagamento. Una partita extra, una notizia extra mercato, idea Atalanta, la prossima Champions potrebbe giocarla a San Siro, a Milano, c'è già l'ok dell'Inter, ricordiamo l'Atalanta. L'ultima Europa League l'ha giocata al Maffei Stadium, adesso potrebbe giocare la Champions a San Siro, vedremo cosa risponderà anche il Milan, eccetera.
Andiamo al calcio giocato. Coppa d'Africa, si sono conclusi gli ottavi. Mali Costa d'Avorio 0-1, successo di misura degli Elefanti, decisiva la rete di Zaha. Dopo la sorprendente eliminazione dell'Egitto, padrone di casa, la Costa d'Avorio supera col risultato di 1-0 un solido Mali, non tradendo le aspettative, guadagnando la sfida nei quarti contro l'Algeria, sfida tra le più interessanti, dopo andremo a vedere. Ai quarti ci va anche la Tunisia, che sconfigge il Ghana ai rigori, la squadra di Giresse troverà il sorprendente Madagascar. Andiamo a vedere le quote dei quarti di finale di Coppa d'Africa, che si giocheranno mercoledì e giovedì. Ovviamente sui nostri siti, sul sito BetItalia Web, usciranno le nostre analisi e nei nostri canali Telegram usciranno le free pick. Ne stanno uscendo anche adesso, quindi collegatevi se non lo avete ancora fatto. C'è per esempio una delle prime free pick sul campionato coreano che ieri ci ha ripagato, inizia a mezzogiorno, quindi statemi sul pezzo. Andiamo comunque a vedere le quote di Coppa d'Africa per i quarti di finale. Senegal-Benin, Senegal nettamente favorito a 1,46, il Benin si gioca a 9, pareggio a 3,90. Nigeria-Sudafrica, anche qui nigeriani favoriti a 1,98, il Sudafrica a 4,30. Costa d'Avorio-Algeria, l'Algeria è favorita a 2,20 contro la Costa d'Avorio a 3,75, anche se sulla carta questa è la partita più in equilibrio, il pareggio nei 90 minuti si gioca a 3,20. Infine Madagascar-Tunisia, Tunisia è data 1,67, pareggio a 3,40, un'altra sorpresa del Madagascar si giocherebbe a 6. Andiamo a vedere anche le quote anteposte aggiornate sulla Coppa d'Africa. Secondo SNAI, Senegal favorito a 2,75, dopo l'eliminazione degli ex favoriti padroni di casa dell'Egitto. L'Algeria si gioca a 4,50, Costa d'Avorio a 7, come la Nigeria, la Tunisia a 8, mentre col Sudafrica si sale a 15, Madagascar a 30, Benin a 40. Oggi abbiamo detto particolare attenzione a. Adesso ci vado anche. Particolare attenzione, dicevamo, alle qualificazioni di Champions League, sono le partite più interessanti anche dal punto di vista delle scommesse, se vogliamo dire interessanti. Ci sono anche tre partite d'Europa League che lasceremo stare. Sui nostri canali già tante giocate. La nostra free pick è sulla prima partita in programma in Kazakistan. Si gioca Astana-Cluj. L'Astana è prima nella Kazakistan Premier League con 38 punti. Nell'ultima partita ha vinto 2-0 contro il Tobol. L'ultima partita è giocata il 5 luglio, un giorno in più di riposo rispetto ai rumeni del Cluj, che il 6 invece hanno perso il big match con lo Steaua, interrompendo anche una striscia di 12 partite di imbattibilità. L'Astana sul proprio campo ha un buon vantaggio, un buon rendimento, qui ha vinto 7 delle ultime 10 partite. Noi consigliamo il fattore campo, consigliamo i padroni di casa, quindi Astana vincente a 1,90, stake basso, perché comunque non sarà una sfida semplice. Brevissima pausa, bevo qualcosa e parliamo di tennis. Eccomi qui di nuovo, dicevamo tennis, Wimbledon, si continua, vediamo i risultati più importanti ieri. Federer, lezione impietosa su Matteo Berrettini, lo svizzero sul centrale infligge un'ora di lezione gratuita a un Berrettini semplicemente impotente, 6-1, 6-2, 6-2 per lo svizzero che accede in scioltezza ai quarti di finale, dove incrocerà il giapponese Nishikori. Novak Djokovic passeggia anche lui sul giovane Humbert, ai quarti sfiderà Goffin, Rafa Nadal incontrastabile, un'altra prova impressionante con Souza, spagnolo infermabile, quindi i Big Three stanno continuando ad andare alla grande. Nel femminile Cori Gauff, fine della corsa, la quindicenne si ferma davanti alla solidità di Simone Halep. Termina agli ottavi di finale la corsa da sogno di Cory Coco Gauff, quindicenne partita dalle qualificazioni, arrivata fino alla seconda settimana di Wimbledon. Troppo forte per la giovane americana, l'ex numero uno al mondo, Simona Halep, la rumena che vince 6-3, 6-3. Ieri è stata una giornata catastrofica per i big nel femminile, per le big. Barty, Pliskova, giornata nera, fuori la numero 1 e la numero 3 al mondo, cade anche la Kvitova. La Barty si arrende alla rimonta della Risk, la Pliskova perde il lunghissimo derby ceco con la Mukova, è finito in battaglia al terzo set. Più facili i cammini di Svitolina e Serena Williams, continuano le favole di Strikova e Zhang, mentre a fine giornata c'è stata anche l'eliminazione di Petra Kvitova, superata dalla Konta.
Veniamo al day 8 di oggi, il giorno dei quarti di finale femminili in campo Serena Williams nel derby americano con la Risk, poi dopo Serena Williams replicherà in coppia con Andy Murray nel doppio misto. E oggi saranno protagoniste anche la Halep, la Svitolina e la padrona di casa Konta. Il match del giorno è Alison Risk, Serena Williams. Le quote sono tutte per la Williams a 1,27, la Risk si gioca a 3,80. Serena Williams, dopo i primi due turni un po' incerti, sta crescendo di partita in partita. Prossimo match, abbiamo detto, il derby americano contro Alison Risk, con lei che ha eliminato la numero uno del mondo Barty. Quindi attenzione, senza giorni di riposo sarà interessante capire come reagirà il fisico della statunitense che dovrà scendere in campo, sempre sul centrale, anche nel doppio misto in coppia con Andy Murray. Vediamo anche le quote delle altre sfide. Strikova contro Konta, la padrona di casa Konta 1,40, nettamente favorita contro la Strikova 3. Halep Zhang, la Halep è data a 1,21, la Zhang a 4,50 e infine Svitolina a 1,40 contro la Mukova a 3. Anche qui vi consiglio di andare sui nostri canali Telegram per vedere le idee di Darius, mentre su betitaliaweb.it nel nostro articolone su Wimbledon metteremo fuori la free pick quotidiana. Ok, piccola pausa, datemi il tempo di contattare il buon profeta, così parliamo di Tour de France e Basket NBA. Ed eccoci anche con il profeta, ciao prof. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, eccoci con il nostro consueto collegamento col prof. Io ho già fatto la prima parte, ho già parlato un po' di calciomercato, ho parlato un po' di tennis, ho dato la free pick in esclusiva sulle qualificazioni di Champions League. Adesso non ci rimane che parlare con te della consueta pillolina del tour. Poi avevamo qualcosina da dire anche sul mercato NBA, sempre più spumeggiante. Esatto. Partiamo dal tour dove in pratica ieri c'è stata la grandissima vittoria di Alaphilippe. L'avevamo detto anche nel nostro appuntamento dove parlavamo appunto della possibilità che Alaphilippe riuscisse a portare a casa la vittoria, così è stato. E le alternative erano Sagan e Van Aert, che però non si sono visti. Tappa abbastanza movimentata perché c'è chi nella classifica generale ha guadagnato, tipo Pinot e Bernal, che hanno guadagnato 5 secondi, e c'è chi ha perso qualche secondino. Quindi non è stata una tappa del tutto, diciamo, indenne per chi va a lottare per la classifica. Oggi è una tappa dove, a scanso di sorprese che non dovrebbero esserci, ci sarà una lotta fra i velocisti. Il favorito è Groenewegen della Jumbo Visma, che praticamente è la squadra che ha tenuto la maglia gialla per le prime due tappe. E tra l'altro doveva tirare la volata nella prima tappa proprio per Groenewegen. Peccato che sia caduto, fortunatamente illeso, e quindi ritorna ad essere il favorito di oggi. L'alternativa può essere il nostro Elia Viviani, che ha dalla parte sua la De Koning, che è una squadra molto forte per questa tipologia di tappe, ed Elia Viviani comunque è sicuramente uno dei velocisti più forti. E poi le alternative sono sempre Peter Sagan, perché lo sloveno in queste situazioni non si può non tenere, non si può non tenerne conto. E poi Kavele Biwan a 5,50, ora leggo su Snai. Poi c'è tutta una marea di possibili outsider, velocisti, passisti che possono fare qualcosa in questa tappa. Li leggo a caso: dai nostri Nizzolo, Colbrelli e Matteo Trentin, a Van Aert stesso, a Christoph. Quindi allo stesso Theunissen, che è stato la maglia gialla delle prime due giornate. La Oggi è tappa lineare, quindi quota non di Viviani, dovrebbe scappare il nome del vincitore da questi che ho fatto. la E quota di una piccola Viviani, chicca. Dimmi, la Stefano. quota di Viviani, la sai? Viviani lo vedo su Snai a 3,50. Ora la massima, sinceramente, non saprei dove può essere. Vedo Eurobet a 3. Già Snai potrebbe essere interessante. Comunque, Elia è arrivato nono alla prima tappa e oggi
deve per forza far meglio. Viene da un Giro d'Italia dove non ha vinto praticamente nessuna tappa e quindi oggi io mi attendo la risposta da campione di Emiliano. Bisogna vedere se le gambe girano perché veramente ho detto 7-8 nomi e quindi faccio capire anche che comunque la lotta sarà veramente molto interessante e con diversi possibili protagonisti. L'unica chicca per la giornata, per quanto riguarda la tappa, è su SNAI la quota di Andrea Pasqualon, che è un velocista che corre per una squadra, se non ricordo male, francese, che non è Pro Tour, però partecipa sempre al Tour. E diciamo, è un mio mini pallino Pasqualon, perché comunque è abbastanza forte, è italiano. E SNAI quota che può arrivare nei primi tre di oggi a 33. Giusto se si vuole puntare un cimpino, è una quota che consiglio. È il classico velocista che può entrare tranquillamente nei primi 10. Già lo scorso anno ha fatto un paio di piazzamenti, non da podio, ma tipo sesto, quinto posto, ora vado a memoria. Quella è forse la quota che mi interessa di più a livello Quindi Cipino, attenzione a Pasqualon, 33 di quota, effettivamente alta, invece un po' più favorito. Se cercate uno un po' più favorito, c'è Viviani e 3,50 e tutti gli altri nomi che ci hai dato. Sì, guarda, per rimanere in ambito nazionale direi Sonny Colbrelli a 25, sempre leggo di SNAI, come vincitore non è male perché è in forma. Diciamo, se si arriva in gruppo compatto sicuramente non è quello che ha lo spunto migliore, però ci può stare, ci può stare. Dei big Viviani, ripeto, non so che gamba abbia, però nemmeno gli altri stanno messi benissimo, quindi è più un discorso di puntare sulla sua squadra che effettivamente è la migliore per portare un velocista nelle migliori condizioni. Mentre giusto per chiudere sempre il discorso Tour, guardando le quote un po' di anteposto, con il vantaggio di 5 secondi che ha preso ieri il colombiano, è abbassata di nuovo ancora la quota di Bernal, che rimane il favorito per la vittoria finale. Per il resto direi poche cose invariate. L'unica quota che mi ha fatto, diciamo, che ho sottolineato è una quota che ho trovato su Eurobet, che Kruijswijk, vincente della classifica generale in un gruppo a quattro corridori, e gli altri sono Eric Mas, Richie Porte e Daniel Martin. Kruijswijk è quotato a 2,25, lo scorso anno, vado a memoria, è arrivato tipo quinto nel Tour de France, fa parte della Jumbo che si è presentata veramente bene a questa edizione, e a 2,25 è una buona quota, chiaramente bisogna puntarci un bel po'. Però essendo corridore, cioè rispetto agli altri, mi sembra un corridore che effettivamente ad oggi ha le potenzialità per arrivare almeno nei primi 5, gli altri no. Quindi il ragionamento è questo. Perfetto, grazie mille, molto interessante tutte queste spunti che ci hai dato anche oggi, che spero tornerai a darci anche domani con il tour. Però adesso io, se non abbiamo altro da dire sul ciclismo, vorrei passare al basket, perché tu sei molto contento dalle ultime notizie, vero? Beh sì, Siete te, non Federico nego di Buffa. essere, non nego di Buffa. essere contento. Tra l'altro è stato un fulmine a ciel sereno perché parlando con altri miei amici, più di uno dava la notizia che praticamente Kawhi Leonard avesse rifirmato per Toronto un 1 più 1 e poi tipo mi sveglio la mattina e me lo trovo ai Clippers insieme a Paul George. Sì, tantissime, tantissime. Anch'io ho letto tantissimi commentatori, analisti, ex giocatori. Tutti nelle ultime ore sembravano dare Leonard ancora a Toronto, al massimo ai Lakers, e poi è arrivata il colpo a sorpresa dei Clippers anche con Paul George. Esatto, è un duo che mi piace tantissimo, cioè, sono due giocatori che personalmente adoro, poi vanno a finire i Clippers che non ho mai negato negli anni che è una squadra che ho sempre simpatizzato, quindi è veramente una bella squadra con Harrell, Beverly, poi
Poi hanno anche Hartles, cioè hanno veramente tanti giocatori di contorno e credo che almeno uno o due specialisti li prenderanno da adesso, diciamo, nei prossimi giorni valevoli per il mercato. Tant'è che la quota dei Clippers, come hai scritto e sottolineato tu più volte tra podcast e articoli su Bettitaria Web, è crollata da 20, 30, quanto Sì, era. Adesso le cose si sarà a 4, sono i favoriti. 3,75, 4 adesso, mentre i Lakers sono saliti, erano i favoriti prima di questo colpo. Tra l'altro i Lakers comunque che non è che si stanno muovendo malissimo sul mercato. Chiaro, bisogna capire che effetto può fare questa situazione. Ieri è uscita la notizia che si punta a giocare con LeBron James da playmaker. Esatto, è vero. Sì, lo volevo dire Quindi anch'io. James da play, sono arrivati Cousins rondo, leggo anche Marcus Morris dice no e passa agli Spurs, e poi sempre ai Lakers, Avery Bradley. Sì, leggevo anch'io James da point guard. Il backcourt dei Lakers è interessante perché comunque giocare con LeBron da play, diciamo da play, cioè chiaramente intendiamoci, non sarà mai quello lì che prende e porta la palla dall'altra metà campo e basta. E affiancato comunque o da Danny Green o da Bradley, il Bradley visto a Boston era credo un giocatore da primo quintetto difensivo, quindi ha due specialisti difensivi a fianco e diciamo che a bocce ferme l'idea non è affatto male, visto poi comunque che avanti è vero che LeBron può giocare tranquillamente da 5, ma quando hai Davis, hai Cousins, hai McGee all'occorrenza e hai lo stesso Kuzma che comunque non può giocare da 1 o da 2, non è a bocce ferme, ripeto, un'idea del tutto insana, insane. Quindi ci sta, sono molto Diciamo curioso, che saranno veramente bei derby. ai lei si divertiranno, esatto. Mentre leggevo, cosa ne pensi invece del buon Gallo ai Thunder che cedono Jeremy Grant, Dove è andato come Jerry tra questo news? l'altro potrebbe dai Thunder partire anche Westbrook, si parlava dei Rockets, si parlava dei miei Knicks, però ormai io non ci credo più. Grant dove è andato, per curiosità? Questo non lo so. Sai che non me lo ricordo, non me lo sono segnato, non me lo ricordo. Allora, lo cerchiamo. Ah, no, te lo dico subito. Guarda, A Denver. Jeremy Grant a Denver. Denver. È funzionale volendo per Denver come giocatore. Per quanto riguarda Gallinari, vabbè. Sarà un anno di transizione per forza di cose, perché va a finire ad Oklahoma dove sostanzialmente con questa trade dove hanno ceduto Paul George e Westbrook si è dichiarato, diciamo, libero e papabile per eventuali altri trade, praticamente Oklahoma stanno smantellando per il futuro, e quindi per forza di cose per il Gallo sarà un anno di transizione. Poi il prossimo anno, con molta probabilità, starà a lui decidere, in base a come sarà di nuovo la situazione in NBA, se puntare al contratto oppure essere un giocatore magari prendendo meno interessante per qualche squadra che ambirà il titolo. Anche perché come quest'anno, credo che anche l'anno prossimo sarà più o meno simile, nel senso che ci troveremo in questo periodo ad avere tipo potenzialmente 5-6 squadre che possono ambire al titolo. Adesso è così, perché andando a guardare anche le altre, ci sono i Bucks a 7,50. Esatto, molto bello infatti. E infatti tanti parlano, cioè, ovviamente tutti concentrati su LA, prima su Brooklyn, però ci sono anche sempre i Bucks con Giannino, che tra l'altro è favorito dalle prime quote uscite negli States per il titolo di MVP anche il prossimo anno a 4, seguito da Curry a 6 e dal Barba a 6,50, mentre Leonard si gioca a 8 come LeBron James.
Sì, il discorso MVP è giusto che sia il favorito Giannino. Probabilmente sia lui che Harden sono i favoriti di nuovo per bissare la lotta che c'è stata quest'anno, ma perché fanno parte di squadre che sono, diciamo, concentrate principalmente su di loro, mentre i Clippers e i Lakers sono tutti da vedere. Poi Leonard non è mai stato un giocatore da regular season, quindi non credo che si metta a fare triple doppia ai Clippers in regular season, ma ha altre ambizioni. È interessante Kerry perché comunque senza Durant, con Thompson che sarà fuori per un bel po' di tempo, è un titolo che ha già vinto e ha, diciamo, il gioco che in America piace per dare questo titolo. E non sottovaluterei nemmeno Kyrie Irving a Brooklyn, più o meno per lo stesso discorso fatto per Lui ha 26 vedi una quota interessante. come Lillard. Io metto sempre ovviamente anche il Barba tra i miei favoriti perché numeri alla mano, prestazioni incredibili. Altri nomi interessanti, non so, Joel Embiid a 15, Paul George a 15, anche Russell Westbrook è dato a 15. Russell bisogna vedere dove va a finire. Oh, leggevo Esatto, di esatto. una possibile Miami, Anche Miami, no? che tra l'altro è quotata altissima, o non è quotata proprio, ecco, è quotata a 100 addirittura, così dal Tra i giovani c'è Luka Doncic a 34, Donovan Mitchell a 51, anche Zion Williamson a 51 per il titolo d'MVP. Adesso non credo, Zion ovviamente. Williamson, che se non ho letto male, tipo ha fatto una starnuta in Summer League e ha detto: vabbè, fermati, fermati. O qualcosa del genere. Sì, l'NBA quest'anno, vabbè, è sempre bella da vedere, da seguire, per carità. Però quest'anno si presenta molto, molto interessante. È Sì. inspiegabile la quota dei Knicks a 33, visto che a memoria non ricordo che abbiano un quintetto, diciamo, che possa essere, diciamo, competitivo, però vabbè. No, è interessante, interessante. Veniamo ai possibili sviluppi, eccetera. Ho letto anche di Durant che ha cambiato il numero di maglia, userà il 7 a Brooklyn. Esatto, E sì. i Celtics che rimangono un'incognita perché hanno preso il mio pupillo Kemba, però Sì, dati molto credevo inflessione. potessero fare scelte diverse. Sì, effettivamente sì, un po' deludenti, un po', però come dici te sarà davvero una stagione NBA interessante, adesso c'è la Summer League, poi ovviamente continueremo a seguire tutte le ultime news. Noi ci siamo dilungati un sacco anche oggi, io direi che se non abbiamo altre cose da dire possiamo anche chiudere. Va benissimo, va benissimo. Ci sentiamo alla prossima occasione. Esatto, ci sentiamo direi domani con la nuova pillola del tour. Poi volevamo parlare anche un po' di calciomercato, sempre con il Profeta. Speriamo di esserci. Noi vi diamo appuntamento appunto a domani. Anche oggi pomeriggio uscirà il video sullo Star Game per l'MLB. Purtroppo è ferma la regular season. Io odio gli All-Star Game. Adesso qui mi confesso. Cioè, una cosa che mi fa proprio. Non mi piace, Ti fa vabbè. scendere la catena. Pro Bowl, tutte quelle robe non mi piacciono, va bene. Comunque, ne parleremo lo stesso, metterò le mie analisi. Io ti ringrazio, prof. Grazie a te e ci vediamo e ci sentiamo alla prossima. Io vi saluto, buona giornata e scommettete sempre con la testa. Ciao. Ciao.